Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video sugli squishy. Allora, sabato dopo essere stata all'evento di Roma, sono stata anche da Jaguara, che tra l'altro era molto vicino, e quindi ho preso un po' di squishy molto molto carini. Oh, che bello, ragazzi. Se vi state chiedendo per gli slime degli eventi, allora domani metto il video sugli slime ricevuti negli eventi di Busnago e Bologna. I regali di Roma invece non mi sono ancora arrivati, nel senso che, visto che erano molti, non riuscivo a portarli in treno e la Mondadori, dove ho fatto l'evento, mi mandano appunto i pacchi con corriere e mi arriveranno in questi giorni. Ora passiamo agli squishy. Allora, ragazzi, ho scoperto che la fabbrica della Kibru, che è la fabbrica che fa anche gli squishy di Jaguara, fa anche altre marche, visto che è sempre la stessa fabbrica che produce varie marche, ad esempio la Jingle Bread. Allora, ragazzi, questo è Molang e non è originale della marca di Molang, perché quella marca non fa squishy, dannazione, e quindi appunto ho preso questo qui. Ah, c'è anche il prezzo in questo, 7 euro, ok? Quanto è carino, Teo! Guardate che carino! Non è fatto troppo bene. Nel senso che vedete che non è ritagliato troppo bene, vabbè. Ci sono anche le macchiettine qui. Però, ragazzi, era a forma di Molang, non potevo non comprarlo. Cioè, oddio, adoro. Spero che la marca di Molang ne faccia altri originali. Però, purtroppo, non essendoci, non si può neanche dire che è falso, perché non esistono. Quindi, vabbè. Comunque, oh mio Dio, è morbidissimo. Oh, come morbido, ragazzi. Anche abbastanza slow rising. Oh, carino. Profumo di vaniglia. Vaniglia? Sarà vaniglia? Sì, sembra vaniglia, comunque molto buono. E niente, ragazzi, patatino, questo personaggio è sempre troppo bellino. Che carino! No, basta, adoro, oddio. Adoro questo coniglietto. Poi abbiamo... Ah sì, hanno anche degli squishy della Soft and Slow, ne hanno un sacco di squishy, oddio, adoro. E allora, ho preso questa tortina. E sì, dimenticavo che questa confezione va distrutta per forza, che gioia! Sapete quanto adoro distruggerle, però non... purtroppo la Soft and Slow li fa così. E che ci possiamo fare? Allora, eccola qua. Non so se lo sapete, ma questi sono americani, proprio una marca americana. Ok, questa marca non ha odori, non me lo ricordavo, ora me lo ricordo. Ed è questo dolcettino fatto così. Questi sono proprio in America dei giocattoli, veri e propri giocattoli, si trovano nei negozi di giocattoli, l'ho detto 5 volte, ok? E anche questi non sono fatti troppo bene, ragazzi, e non me lo ricordo come sono questi squishy, oddio, non li vedo da una vita. Comunque sono molto morbidi, anche molto slow rising, direi, notevole. E comunque mi piacciono moltissimo le loro forme a dolcetto. Ho notato adesso che c'è la fragolina viola, ok? Carino. Sì, è molto slow rising. Peccato per l'odore, cavolo. Forse lo fanno proprio perché, essendo giocattoli, se un bambino sente un profumo di dolcetto, poi lo mangia, e non è il caso, quindi non gliel'hanno messo. Ha senso questo ragionamento? Potrebbe essere questo il motivo. Poi andiamo avanti. Ricordate che vi dicevo che è la stessa fabbrica che produce anche altre marche? Ecco, produce anche la marca di queste tortine bellissime, tipo anche gli altri dolcetti che avevo io con questa faccina meravigliosa. Quindi no, ragazzi, non sono imitazioni, è sempre la stessa marca che propone a Jaguara di fare anche per lui gli squishy, quindi è la stessa fabbrica proprio. No, non sono imitazioni. E oh mio Dio, cioè io lo amo. Oddio, adoro. Adoro tantissimo. Quanto può essere bella questa crostata. Ecco, questa è proprio fatta da Dio. E che cos'è una crostata di... Boh, bacche, non lo so! Oh mio Dio, l'amo tantissimo, è bellissima! Oddio, no, basta, oddio, quanto sembra morbida! Ok, questo non riesco a capire se ha un odore leggero o non ce l'ha, perché il mio raffreddore dura dall'infinito ormai, quindi non ho il naso troppo sano. Quello di Molang lo sentivo perché era molto potente come profumo. E oddio, quanto è bella, basta, schiacciamola. Oddio, è morbidissima. E anche parecchio slow rising. Schiacciamola qua dietro. Che bella. Oh no, basta, adoro questa. Dove vai, borsa? Si è suicidata la borsa. Questa la devo mettere assolutamente in mezzo nel mio mobile con gli squishy esposti. Troppo, troppo bella, l'adoro. Adoro tantissimo. Ah, ragazzi, quanto è bella. Ok, basta, calma, andiamo avanti. Devo recuperare la borsa, magari. Ok, borsa recuperata e guardate questo, oddio. Cioè, credo che sia un macaron, non lo so, adesso apriamo.
Questo non l'avevo proprio mai visto. Oddio, è anche perlato, non me ne ero mica accorta. Vabbè, buongiorno Erika. Guardate quanto è bello, oddio. Adoro, è super perlato, sembra morbidissimo. Dannazione, qui non è colorato benissimo. Devono cercare di colorare un po' meglio i dettagli, quelli del mondo degli squishy. Oddio, che profumo! Credo che sia pesca, per quello che il mio naso sente, però è molto buono. Oh mio Dio! No, vabbè, ragazzi, quanto è morbido questo! È incredibile! Non è magari lo squishy più slow rising del mondo, ma è morbidissimo! Non potete capire se non lo toccate! Oddio, no, basta! È fantastico! Molto più morbido di tutti gli altri, e gli altri erano morbidi. Ma questo corno solo a me sembra una carota? Quanto è carino! Ma è bellissimo, è tipo un unicorno. Boh, cos'è? Un dolcetto, una specie di macaron, non lo so. E non lo so, ragazzi, sì, sembra una specie di unicorno macaron. È bellissimo, è morbidissimo, mio Dio, adoro tantissimo. E poi, ragazzi, c'è questo. Oddio, sì, no, no, non si vede, ok, lo apro magari. Oddio, quanto è bello. È uno... Allora, sta fermo un pochino. È uno s'mores. Ecco, questo è fatto meno bene della tortina, non so come mai. Comunque, cioè, guardate, sembra un vero biscotto gelato, anche se no, in realtà non è un biscotto gelato. Gli s'mores sono biscotto e marshmallow cioccolato, è ancora biscotto. E, oh mio Dio, basta, fantastico. Per quanto non sia perfetto, cioè, guardate la faccia, oddio, mi innamoro, è troppo bello. E sembra anche molto morbido. Sì, è veramente molto morbido e anche molto slow rising. Oddio, morbidissimo. Un pelino meno morbido dell'unicorno, ma siamo proprio lì, No, mi piacciono troppo questi dolcetti con queste faccine meravigliose. Oh, che amore. Ecco, così sembra che si stia sciogliendo tutto, visto che un pochino bisognerebbe sciogliere marshmallow, eccetera. Adoro tantissimo. Ah, il profumo. Oddio, profumo di biscotto. No, basta, lo adoro. E non c'è niente da fare, questi proprio sono troppo, troppo, troppo. Questo è meglio, scusate, questo è meglio, però sono troppo belli. Adoro. Poi ne abbiamo un altro della Soft and Slow. Questa è una fettina di torta un po' particolare. Squartiamo anche qui la confezione, piango. Ed eccola qui. Oddio, questa al tatto sembra parecchio durina. Mi sa che questo era tipo uno dei primi che la Soft and Slow hanno fatto. E me. È mediamente slow rising, anzi un po' poco forse, però come consistenza è un po' durina. Non lo so, non so se è solo questo o proprio tutti questi qui uguali sono un po' più durini. Diciamo che ce ne sono di più morbidi, ecco. Non mi fa impazzire, però l'aspetto mi piace tanto, anche se non è molto realistica una torta di un colore del genere, devo dire che mi piace l'aspetto. Guardate che carina! E insomma, non mi fa impazzire. E come dicevo, questi non hanno odore. Poi, ultimo ma non ultimo, c'è questo. Ciao! Oddio, quanto è carino! Guardate che amore! Aia, mi sono appoggiata su qualcosa che mi ha fatto malissimo, ma che cavolo! Oddio, che amore, bellissimo! E dannazione, ma cos'hanno contro... Mi sa che ho avuto un po' di sfortuna con gli squishy con la colorazione che non era fatta troppo bene. Ma, però, oddio, cioè, guardate la faccia. Oh, amore, troppo carino. E poi così cicciottino da schiacciare sembra molto interessante. Oh mio Dio, è morbidissimo. Oddio. Notevole davvero. Penso che si possa paragonare come morbidezza alla torta. No, è più morbido questo. Ok, scusa torta, è più morbido questo qui. Fa anche un minimo di grinze, ma non si sentono al tatto, quindi fa lo stesso. Oddio, che patatino, guardate che faccino! No, basta, queste faccine così, ragazzi, con gli occhi grossi, con i puntini, sono il top. Infatti anche quando usavo il filmo facevo sempre le faccine così. È veramente morbido. E non riesco a capire se ha odore anche questo, perché se ce l'ha è leggero, il mio naso non funziona. Aiuto, datemi un naso nuovo. È troppo carino! Oh, basta, adoro questi squishy con queste faccine, in caso non l'abbiate capito. Ora, perché prima ho detto ultimo ma non ultimo? Perché c'è un'altra cosa che è uno squishy per metà. Nel senso che ho trovato altri... Cioè, lì hanno anche questi squishy che sono in realtà dei mezzi pupazzi. Cioè, io credo che siano squishy sotto con sopra la stoffa dei pupazzi, perché sono appunto dei pupazzi slow rising, si chiamano squeezy pets. Oh, carini! E non li ho visti tutti in realtà l'altra volta, però quando ho visto il coniglio mi sono innamorata. Guardate che carino con i dentini fuori.
c'è anche il prezzo, 9 euro. E guardate che carino, cioè se lo toccate, se lo schiacciate, sentite proprio dentro che è un po' denso come uno squishy. E poi come vedete è slow rising, che carina questa cosa, li adoro. Poi vabbè, le orecchie sono tipo peluche normali, anche le zampine, però il corpo è tipo uno squishy e questa cosa è troppo bella. E guardate che faccino, anche questo è troppo dolce, adoro. Quindi ragazzi, questi sono gli squishy che ho preso da Jaguarà. Il mio preferito è assolutamente questa tortina, anche se mi piacciono tutti, perché se no non li avrei scelti ovviamente. E niente, se siete di Roma vi consiglio di farci un salto, perché cioè, guardate quanto sono belli, ho detto tutto, no? E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo domani con i video sugli slime degli eventi della settimana scorsa. Ciao!